Uomini e donne, puntata di oggi 21 gennaio, Gemma fa la sua scelta. Lunedì 21 gennaio 2019 va in onda la prima puntata del Trono Overdue ED. Dopo la pausa dovuta al weekend, oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 andrà in onda Uomini e donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni diffuse dal vicolo delle news, nella puntata odierna i telespettatori vedranno il primo appuntamento del Trono Over. Per scoprire cosa accadrà in studio vi consigliamo di leggere l'intero articolo. Uomini e donne, Trono Over, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno una forte discussione. La puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne inizierà con un filmato su Gemma e di quello accaduto la precedente registrazione. Ero quando ha chiuso con Rocco a causa dei suoi comportamenti. A quel punto la dama torinese entrerà in studio e inizierà immediatamente un'accesa discussione con Tina Cipollari. Gli spoiler rivelano anche che l'opinionista accuserà la Galgani di non voler nessuno in realtà e di stare in studio solo per le telecamere e ottenere maggiore popolarità. Successivamente entrerà Rocco che non saluterà nemmeno Gemma ma si recherà direttamente a salutare Tina. Uomini e donne, Rocco Fredella accusa Gemma Galgani. Le anticipazioni del parterre senior di Uomini e Donne, rivelano anche che una volta accomodata al centro dello studio di fronte a Gemma, Rocco avrà una forte discussione con quest'ultima. Il Fredella dirà che lei non è interessata a corteggiare gli uomini. In più, secondo il cavaliere, lei l'avrebbe usato solo per stare al centro dello studio ed essere argomento delle varie puntate di UED. Infine Rocco dirà che della dama piemontese non gli interessa ormai più niente e così entrambi si siederanno nei rispettivi posti. Inoltre, c'è da dire però che per tutta la puntata il piastrellista guarderà Gemma e non danzerà con nessuna dama, tranne l'ultimo ballo. Sembra proprio che tra Gemma e Rocco potrebbe non essere totalmente finita. Let it go.